Buonasera e bentornati al canale Timombra, o buongiorno, dipende da quando lo state vedendo questo video qui. Abbiamo un sacco di cose da dire stasera, o oggi, come dire. Perché c'è stato il live stream e quindi Bushiroad ci ha rivelato ben 6 carte dei trial deck in uscita. Sappiamo finalmente cosa fanno sia Kata Sanctuary che Stoichea. Abbiamo tutti gli spoiler che ci portiamo dietro da mercoledì scorso quando è uscito il video, quindi ne abbiamo già un po'. E poi abbiamo, cioè durante la live hanno detto un'altra cosa alla fine che ne parleremo e si può notare in alcune immagini un altro dettaglio che sempre discuteremo alla fine. Ma visto che il video si può far lungo, andiamo subito al succo. Brother Soul, l'order che troveremo all'interno del mazzo di The Dark State. È un order, molto semplicemente, noi lo giochiamo e facciamo Soul Charge 2. Allora, da questa carta si possono vedere due cose. Uno, che mi hanno leggermente smentito sulla questione delle Climax Impact per questa carta, che doveva essere, come ho detto io, gli Order Crest tutto il tempo. Invece no, lo giochi, fai Soul Charge 2. Oddio, potrebbe essere che ci siano ancora, questo sia un caso, però la teoria, cioè l'idea la tengo comunque, però diciamo che è già più smentita che confermata. E in più, poi vabbè, vediamo la bellissima cosa che stanno riducendo sempre di più i contorni delle carte in modo da darci sempre di più una full art. E in più questa carta è davvero comoda perché non so se vi ricordate lo scorso video quando abbiamo parlato del mazzo Dark State con la tecnica del Final Rush, abbiamo notato una cosa, ovvero è forte, ok, vale il blues, però ha un Soul Charge, Soul Blast 5, il che vuol dire che noi dobbiamo avere in anima lo 0, l'1. La carta che ci fa in un'anima l'1 con Raidandolo, il 2 e siamo a 4. Per riuscire ad arrivare a 5 dobbiamo fare il Persona Raid. Quindi vuol dire che è una mossa che parte, comunque partirebbe da turno 4, sì, da turno 4 perché dobbiamo essere in Final Rush, quindi non è che possiamo fare la partita prima in altre maniere, parte sempre a turno 4, ma che ci serve per forza avere un'altra coppia di Violence Blues per riuscire a farla, perché se no non parte niente. Con questa carta già la cosa si sistema perché permettendoci di fare un doppio Soul Charge vuol dire non solo che possiamo andare anche senza fare il Persona Raid a fare la mossa di Diablo. Ovviamente non è questa grande idea farla perché a meno che non pensiamo di chiudere, perché comunque i 10.000 che dà l'affronto del Persona Raid sono fondamentali per il turno di Final Rush. Ma soprattutto che ci permette di fare la mossa turno dopo turno dopo turno, non doverci limitare a lo facciamo una volta e basta, perché un Soul Charge 2 è bello consistente. Soprattutto non è l'unica carta che fa Soul, perché hanno rivelato anche Acrobat Presenter. Acrobat Presenter, auto, in retro, quando questa unità attacca o supporta, se il nostro Vanguard è Diablos, Violence, Bruce, ne facciamo un Soul Charge. Se siamo in Final Rush, ne facciamo un altro. Quindi questa carta qui da turno 3, perché ovviamente dobbiamo avere il nostro buon Violence Blues in Vanguard, ci permette di continuare a buildare Soul. Se ne abbiamo più di uno, possiamo già arrivare che dopo averlo fatto un turno, la Final Rush la facciamo anche il turno dopo, perché se continuiamo ad avere carte che ci fanno questa Soul, diciamo che non è proprio brutta come idea. Poi andiamo avanti. Abbiamo visto i due spoiler legati a Dark State, ora torniamo a Dragon Empire. Dragon Empire, come primo spoiler, è uno spoiler molto mnè. Fire, Lash, Dragon, Inferno Sword. Persona Raid, quindi è l'altro grado 3. Anche questo grado 3 con il Persona Raid, ma è una Persona Raid un po' strana perché tendenzialmente noi andremo a fare Chakra Barty perché con la suggestione del Raid Deck sicuramente andremo a fare Chakra Barty. Cioè avere il Persona Raid è per una partita che si tira per le lunghe. Ne abbiamo due in mano, però non so quanto mai lo rideremo in Vanguard questa carta qua, perché il suo effetto è continuo in retro, durante il turno in cui questa carta attacca, prende più 2 diventando un 15. È un classico G3 da trial deck che boh, vedremo molto probabilmente quasi in tutti i mazzi, o comunque c'è sempre stato quel G3 molto gnè che abbiamo visto in tutti i trial deck. Anche pregi, eccetera, è semplicemente quello, non c'è nulla da recriminare a questa carta, eccetera. Poi arriviamo allo spoiler, gli ultimi spoiler prima della live.
Allora, intanto parliamo di uno dei due, ovvero Iron Ball Dragon Anki Baller, ovvero il G1 Vanilla. G1 Vanilla, 8000 di forza, 5000 di scudo, nessun effetto. Allora, di solito, solitamente i Vanilla hanno avuto un qualcosa in più che, come dire, giustificasse il fatto di non avere effetto. Per diavolo semplice, in Vanguard pre-V, pre-reboot, tutti i Vanilla avevano 8000 di forza anziché i 7000 che tendenzialmente avevano tutti gli altri G1. In V ne abbiamo visti di diversi di Vanilla, ci sono stati quelli che avevano un po' più di forza ma non avevano scudo, quelli che avevano meno forza ma avevano la stessa forza di tutti i G1 o dei G2 però avevano lo scudo maggiorato. Abbiamo avuto i Vanilla con 3000 di forza ma che avevano due crit, quindi ne abbiamo avuti di parecchi. Qua invece ci troviamo davanti a un Vanilla con nessuna caratteristica, diciamo, migliorata per giustificare l'assenza dell'effetto, perché ha 5000 di scudo come tutti i G1, ha 8000 di forza come tutti i G1. Quindi, vabbè, che è nel Trial Deck, quindi potrebbe essere una carta nel Trial Deck, ma io voglio provare a dare una lettura a questa carta qui. Allora, come ben sappiamo, ed è stato specificato bene da Bushiroad, i trial avranno un loro mazzo che verrà un po' supportato attraverso il booster, e nel booster sarà presente anche un secondo archetipo. Cioè, ogni nazione avrà una seconda, diciamo, possibilità di gioco, una seconda strategia di gioco. Ok, noi sappiamo che l'altra rarità del mazzo Dragon Empire è il robot Ace, quello che sarà di Yu Yu, ma non è detto che sia quello il secondo mazzo, nel senso, per me, ma anche penso un po' per tutti, anche vedendo un po' le immagini, il robotone non è altro che un supporto per il mazzo di Jakrabarty, quindi è una carta che verrà messa in quel mazzo lì, ma quindi ci sarà un secondo archetipo che ancora non sappiamo. Io voglio sperare e vedere in questo G1 Vanilla cosa il secondo archetipo di Dragon Empire. E lui potrebbe essere l'eventuale trickstar di quel mazzo, cioè, nel senso, lui non è nulla, però uscirà nel booster una carta che fa overdress con lui, perché io continuo a sostenere overdress la vedo dura, a parte comunque Dragon Empire, ma la vedo dura che sia una caratteristica solo di Trickstar Vaierina e le sue evoluzioni. Io penso che overdress, giustamente perché è il nome stesso dell'effetto della serie, sia un'abilità che avremo sparsa per tutte le nazioni. Forse Dragon Empire con Vaierina ci giocherà meglio, sarà quello che ne avrà subito di più forti, però penso che un po' Overdress arrivi a tutti. E questo G1 Vanilla potrebbe essere semplicemente l'original dress, come viene chiamato, di un eventuale Overdress di un secondo archetipo per Dragon Empire. Ma andiamo al succo degli spoiler giornalieri. Blades, Maiden, Ryu, ovvero la seconda parte, diciamo, della chain di catena per arrivare a Chakrabarty. Infatti, qual è il suo effetto? Quando questa unità viene raidata da una carta chiamata Chakrabarty Divine Dragon Nirvana, ovvero il nostro G3 fondamentale del Dragon Empire, noi possiamo pagare un attacco dell'anima e andare a cercare nel mazzo una carta con Vaierina nel nome, andargliela alla mano e mischiare il mazzo. E vabbè, ha il classico effetto in retro in Vanguard che quando attacca prende più 2, diventando un 12. Quindi, non solo col G1, se vi ricordate, andavamo ad assicurarci Trickstar in campo, ma con lei andiamo a assicurarci l'overdress di Trickstar, perché noi andiamo a fare la raid e ci portiamo Trickstar il turno prima. Adesso, dopo andiamo a farci Chakrabarty su di lei, andiamo a recuperarci Vaierina, che possiamo fare l'overdress direttamente sul Trickstar che abbiamo messo prima. Tanto, non essendo bersagliabile ad effetti, se non l'abbiamo messo in becro, quello non si schioda dalla becro. Inoltre, quindi è una carta davvero carina. Inoltre, può dare, diciamo, spunto, tra virgolette, a un'idea un po' pazza, però, boh, si vedrà, potrebbe essere carina, ma è giusto discuterne. Ovvero, se noi optiamo di giocare come starter un Trickstar stesso, perché essendo grado 0 noi possiamo, cosa succede?
Trickstar su G1, mettiamo Rino, non si vede niente. Giochiamo lei su Rino, andiamo a chiamarci un altro Trickstar e lo mettiamo in retro. Raidiamo Chakrabarty su di lei. Solblastiamo il Trickstar che abbiamo messo come starter. Andiamo a prenderci Vairina. Effetto di Chakrabarty. Scartiamo carta, chiamiamo un altro Trickstar. In pratica, se noi ad inizio di turno, inizio della partita, comunque tra 10 carte più quelle che peschiamo, eccetera, abbiamo almeno un'altra vaierina, riusciamo a trovarne in qualche maniera, vuol dire che noi nel turno di Chakrabarty riusciamo a fare un doppio overdress, perché riusciamo ad avere l'overdress, diciamo, creato dalla Trickstar portato dall'effetto di Ino, dalla vaierina chiamata dall'effetto presa in mano dall'effetto di Reiyu. E inoltre, e poi possiamo farci comunque un'altra overdress con il Trickstar evocato da Chakrabarty della Drop Zone, che era il nostro starter, e il Vairina che avevamo in mano fin dal primo turno. Quindi andando a picchiare a turno 3 il nostro avversario con Chakrabarty, che dà più 10.000 a entrambe le Vairina che abbiamo giocato. Quindi Chakrabarty attacca da 23 e le due Vairina attaccano da 30. Non è una brutta mossa, oddio, sarà da vedere cosa fanno gli starter, perché se ovviamente il suo starter fa qualcosa di buono, non penso che si adotterà questa tecnica qui. Però è una soluzione carina che si può adottare visto le carte che ci sono state rivelate. Dopodiché finalmente arriviamo a oggi, sì, a martedì, non so quando state vedendo questo video qua, ovvero alla live stream dell'ultima live stream stata. Hanno deciso, come ho detto, di rivelare sia, diciamo, le carte principali della chain di Bastion, quindi di Keter Sanctuary, sia le carte della chain principale di Magnolia, quindi di Stoichea. Andiamo subito a vedere queste due carte qua. Knight of Emily's World Fort, il G1 della catena di Keter Sanctuary. Quando questa unità viene raidata da una carta chiamata Knight of Heavenly Spear Rock, che è il G2, costo, riveliamo 2 gradi 3 dalla mano e possiamo rivelare la prima carta del mazzo. Se è un'unità normale la possiamo chiamare, se non lo è la buttiamo in drop zone. In pratica ci fa un più 1 rivelando 2 gradi 3 dalla mano. Sembra difficile, ma vi ricordo che stiamo parlando di Keter Sanctuary, un mazzo che già solo di trial vi dà 12 G3 più 4 order G3. Quindi, perché non dice di rivelare unità? Poi possiamo rivelare anche due order, per esempio. Quindi non è poi così difficile avere 2 G3 in mano a turno 1. Non pensiatelo. E poi, act in retro, una volta per turno ne possiamo pagare un contrattacco per dare al nostro Vanguard di grado 3 più 5.000 di forza. È una buona carta. Potrebbe naturalmente verrà giocata sia in raid deck che in che nel mazzo principale, perché comunque anche il suo effetto in retro non è male. Cosa che non ho detto, ma l'avevo già spiegata con Rino, vedo molto dura nel punto di vista di Dragon Empire. Io penso che Rino e Reiyu verranno giocate in una pair, in uno pair per metterle nel raid deck e basta, se bisogna usare loro due. Knight of Heavenly Spear Rocks, quindi il nostro G2 che giochiamo in 4x. Ricordiamo che questa carta è l'unico G2 che viene giocato nel mazzo, viene giocato in 4x. Quando questa unità viene raidata da una carta chiamata Apex Ruler Bastion, quindi il nostro grado 3, riveliamo 3 carte di grado 3 dalla mano, abbastanza, però non è così difficile che ci siano, e peschiamo uno. Quindi è un buon effetto, non dico che non sia un bruttissimo effetto, però è molto casuale per farci pescare uno. Per me, cioè, comunque se riusciamo a farlo non è male. Nel raid deck verrà giocato ovviamente, ma penso che verrà, vedremo se verrà tenuta o se verrà studiata da qualcosa quando usciranno i booster deck, il booster pack, scusatemi. Ma abbiamo parlato dei suoi, giustamente, mi sono dimenticato, il suo effetto in retro. Durante il tuo turno, se abbiamo 3 o più gradi 3 in gioco, questa unità guadagna boost e più 5.000, un G2 che supporta. Per questo non giocheremo tanti, perché è questa la sua parte forte, ovvero è un fottuto supporto da 15.000, che non è per niente male. Quindi vedremo se verrà giocato nel raid deck o solo come retro, perché sinceramente come retro la vedo molto più consistente e utile del raido. Spero di avere 3 gradi 3 in mano quando riderò su Pro Bastion per pescare una carta.
È sempre buono pescare, però 3 gradi 3 per pescare uno grossino. E intanto stiamo vedendo una sorta di mazzo Royal Dimensional Police che sfrutta l'avere tanti gradi 3 in mano per andare di forza. E dopodiché abbiamo finalmente la reveal, scusatemi, di Apex Ruler Bastion. Due abilità. Prima continua in Vanguard, durante il tuo turno tutti i tuoi gradi 3 prendono più 2000 di forza. In pratica tutti i miei gradi 3 sono dei 15.000. Non è male, molto pesante se siamo noi partiti per primi, perché vuol dire che noi stiamo picchiando con un 15 su un 5, sì, scusatemi, su un 10, quindi abbiamo superato quello scoglio dei 5 per rompere di più le palline al nostro avversario, ma non è questo enorme aumento di potere. E il suo effetto è: alla fine, una volta per turno in Vanguard, alla fine del turno in cui questa unità ha attaccato, scusatemi, alla fine della battaglia in cui questa unità ha rivelato un grado 3, noi possiamo scartare una carta alla mano, scegliere una nostra retroguardia, risvegliarla e dargli power più 10.000. In pratica è Azura Kaiser versione Keter Sanctuary. Perché, per chi non lo sapesse, Azura Kaiser versione V aveva praticamente lo stesso effetto, ma mi sembra particolarmente gratis, cioè risvegliava se rivelavi grado 1 o più e dava più 10.000 con un counterblast, mi sembra, se giravi G3. Cioè, oltre a risvegliare, dava anche 10.000. Ragazzi, per ora è il mazzo peggiore, a mio parere, perché usa un ammontare gradi 3 assurdo per riuscire a far girare il mazzo, e quello che fa cioè ti fa usare questi tanti gradi 3 per fare Azura Kaiser. Non so, cioè, come ho detto, per ora sembra dei 3, ma anche dei 4, visto che adesso parleremo di Stoichea, diciamo quello un po' più sottotono. Prima dicevo addirittura che Dragon Empire non era all'altezza, era un trial day, così, ma Keter è ancora peggio, perché almeno Dragon Empire è un po' più stabile difensivamente, e come effetto è un 10.000 in più a tutta la front, farmi il più uno di quello che voglio per fare overdress, è un po' più consistente di se cieco bene, se non cieco non faccio nulla. Speriamo bene che almeno qualche carta che arrivi dopo sia un po' meglio, perché se no. Andiamo avanti, troviamo Stoichea, ok? Sylvan Ornate Mist Charis, il G1 della chain. E qua preparatevi, perché Stoichea è fortissimo per me. Auto, quando questa unità viene raidata da Sylvan Ornate Mist Latisse, puoi rivelare la prima carta del tuo mazzo se un grado 2 o inferiore, che vi ricordo che tutto il mazzo gioca gradi 2 o meno, tranne un G3 in 4 copie e basta. Comunque, se è un grado 2 o meno, possiamo chiamarla in retro, se no la buttiamo in anima. Il che vuol dire che questo effetto parte sempre a meno che non riveliamo Lorder, almeno parlando solo del trial deck, Lorder e Magnolia. Se non riveliamo una di queste due carte qui, noi ci siamo fatti un più uno gratis nel campo, senza costi, senza niente. Non è come quello Keter che devi anche, cioè, te lo schierare quasi sempre, però devi rivelare due gradi 3. No, questo raido, rivelo, è un grado 2, schiero. E questo mazzo qua è veramente forte come cosa. E si capisce un po' la strategia che avrà questo mazzo con la sua seconda abilità. Continua solo nella fila posteriore. Durante il turno in cui questa abilità attacca, prende più 5.000 di forza. Solo nella fila posteriore e attacca. State già capendo cosa farà Stoichea, penso. Andiamo avanti e troviamo proprio Sylvan Ornate Beast Latisse, ovvero il G2. Quando questa unità viene raidata da Sylvan Ornate Beast King Magnolia, noi possiamo pagare un attacco dell'anima, rivelare la prima carta del nostro mazzo, se è una carta unità, schierarla, se non l'è, la prendiamo in mano. Il che vuol dire, mettiamola così: noi andiamo a fare raid sul Blast 1, riveliamo la prima, è una retro, c'è cioè un'unità, la schieriamo, è l'order, ce lo pigliamo in mano. E l'order dalla mano fa cose. Quindi
È un più uno in ogni caso, in ogni dove, a gratis, cioè a costo di un attacco dell'anima. Direi che è già forte solo così. Auto nella fila posteriore, quando questa unità attacca Vanguard un'altra volta, al costo di un attacco dell'anima prende più 10.000. Ok, un po' d'anima, quindi anche se nel primo giro cerchiamo Cordero Magnoli e sparare l'anima, non è per niente male come cosa, ma un'altra volta. Quando attacca ed è un effetto che si attiva sulle file posteriori. Perché questo? Sylvan, Ornette, Beast, King, Magnolia. Auto in Vanguard. Alla fine della battaglia in cui questa unità ha attaccato, noi possiamo pagare un contrattacco, scegliere una nostra retro e dire che per quel turno quella retro attaccherà dalla fila posteriore. Se è il turno e prende più 5.000. Poi, se è il turno in cui abbiamo fatto una persona ride, noi scegliamo tre unità anziché una. Il che vuol dire che nel turno in cui non andiamo a fare persona ride, oltre ad andare 10.000 in più alla Frontro, oltre che a pescare uno, attacchiamo con Magnolia, Counterblast 1 e tutta la nostra fila posteriore attacca. Il che vuol dire che abbiamo 6 attacchi disponibili in un turno. Tutti potenziati abbastanza perché tra gli effetti delle stesse carte più i 5.000 che da Magnolia, comunque potenziati quel po' che serve per superare il trigger per proteggersi in un turno, quindi 6 attacchi. E comunque anche nel turno in cui facciamo primo G3 sono comunque 4 perché retro, back row, comunque ne scegliamo sempre una. È pesante. Infatti, per adesso, per me, Stoichea è il mazzo più pericoloso dei 5. Dobbiamo ancora vedere Brandgate, che verrà rivelato martedì prossimo nelle nostre Aurora Valkyrie. E soprattutto, hanno anche annunciato una cosa che era visibile con le carte, ma hanno ben chiarito loro. Gli starter deck 1, 2 e 3 sono più, come dire, cacciaroni introduttivi, cioè gioca e picchia. Invece Stoichea e Brandt sono un po' più tecnici e un po' più evoluti in confronto agli altri. Io che ho deciso che probabilmente come principale avrò Brandgate con le Aurora Valkyrie, grazie, non ho nient'altro da dire che grazie. Dopodiché sono andati avanti facendoci un'altra bellissima reveal. Ci hanno mostrato di nuovo quante carte, diciamo, ci saranno nel mazzo, sì, scusatemi, nel booster come rarità. Ovvero ci hanno detto di nuovo 10 triple, 10 triple, 15 doppie, 30 rare e 65 comuni. Ok, questo è il ratio del mazzo. Però hanno detto in realtà no. 5 di quelle doppie rare sono in realtà ORR, doppia, cioè doppia rara over. Cos'è questa over doppia rara, over RR? Ce l'hanno fatto vedere subito dopo. Molto semplicemente hanno deciso, o almeno hanno mostrato, che gli over trigger saranno una rarità esclusiva. Da quel poco che si è capito, ma non siamo sicuri ancora della cosa. Non avrà nulla di particolare in più di una doppia. Il fatto di essere ORR è semplicemente una fermata, un punto fermo nel ratio. Ovvero, in ogni box troveremo una ORR, quindi ogni box conterrà un over trigger. Loro assicurano che comprando 5 box troverai 5 copie, cioè una copia per di ogni over trigger. Io sinceramente non ci credo neanche per idea. E quindi noi sappiamo, abbiamo capito quindi che abbiamo questa rarità in più, che non è una rarità, come ho detto, in più un'alternativa, è semplicemente 15 delle doppie rare, ci hanno detto che erano 15 doppie rare, in realtà sono 10 doppie rare e 5 over double rare. Non so, cioè, per me che compro box cambia niente, anzi mi assicura che almeno ogni box avrà l'over trigger e quindi me sto tranquillo, soprattutto se l'over trigger non va a sostituire in ratio la doppia rara e quindi sono, per farvi capire, 3 triple, 5 doppie e un over trigger, a me benissimo va.
per gli altri cambia anche poco anche di per sé, perché se non compri bot, compri boost, sai che c'è un over trigger che ha lo stesso ratio di una doppia, tutto qua. Solo che è un ratio fisso, quindi ogni box conterrà un over trigger, non ne conterrà due, ma neanche ne conterrà zero, semplicemente qua. Andiamo a chiudere il nostro video vedendo una cosina. Hanno ancora, come al solito, fatto vedere la dimostrazione di come funziona Bastion e come funziona Magnolia, e ce l'hanno sbattuta in faccia stavolta, ce l'hanno messi nei danni, giusto per farci capire, per farci tenere lì bene. Ancora critico Keter, critico Stoichea. Specialmente il video Stoichea si vede benissimo, ma proprio anni luce che ha un effetto. Ha un effetto, quindi ormai l'idea che potrebbero avere un effetto i trigger non è più un'idea, ma è una certezza. Soprattutto si vede poco, anche qui non si riesce a tradurre purtroppo. Il riquadro e le scritte sembrano diverse tra quelle che sta sempre di Stoichea, quindi non è detto che avranno lo stesso effetto tutti i critici nei mazzi, ma che potrebbero essere, come no, effetti diversi per ogni mazzo. E niente, siamo ancora in attesa, siamo qua tutti che vogliamo vedere finalmente di nuovo il critico con effetto, ma niente, non ce n'hanno ancora liberato uno, né non ci hanno ancora detto niente. Quindi qua, dopo 27 minuti di parlantina, si chiude il video dedicato alle live stream del 23 febbraio. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima volta.